partita la prova per quanto concerne la categoria seniore femminile, la prima semifinale. Manca la partita la concorrente numero 8 110, sarà in colpo 17 a 16 dei concorrenti sul percorso di gara. Il prossimo traguardo saranno già assegnati i primi punti validi per questa prova, quindi superato il traguardo del 16 che prevedeva lo spirito della campana. Prossimo traguardo del 16, attenzione al punto in paglio per la vostra personale classifica. Questi due punti sul traguardo numero 16, la concorrente 737 Sofia Biagi, e ne guadagna uno la concorrente numero 294 Ferre Aice. Punti dei meno 15. Due punti sul traguardo numero 15 vanno la concorrente 761 Arianna Buonanone ed un punto alla concorrente 464 Augustini Valeria. Si è intanto ritirata la concorrente 741 Claudia Peretti. Passaggio dei meno 14, punti in paio. Guadagna due punti la concorrente 838, Saroni Sofia, e ne guadagna uno la concorrente numero 98, Bianca Sonia. Bianchi Sonia. Questo è quel che è successo al traguardo dei 14 giri alla conclusione. Siamo a meno 13 giri dal termine, ancora punti validi, attenzione a 13. Guadagna i punti la concorrente 737, Piaggi Sofia, ne leva già due al suo primo, sarà quota 4. Un punto lo guadagna la concorrente 8. Sì, 852. E li metti un punto la concorrente 852. Guadagna due punti, ancora la concorrente 852, Eli Matilde, ne aveva conquistato uno sul passaggio precedente, sale a 3, ed un punto lo guadagna la concorrente 537 di Agi Sofia, ne aveva 4, sul tiro sale a 5. Punti conquistati. Dopo tre giri siamo in 10. Traguardo dei 12 a termine. Guadagna due punti la concorrente 737 Biagi Sofia, ne leva già 5, sale a quota 7. Ne guadagna uno la concorrente 852 Eli Matilde, ne leva 3, si porta a quota 4 punti. La concorrente numero 264 intanto si è fermata. Siamo al traguardo numero 10, punti in paio. Guadagna ancora due punti la concorrente 736 Biagi Sofia, meno 6, sarà quota 9. Un punto lo guadagna la concorrente 852 e Eli Matilde, ne aveva 4, si porta a quota 5. Siamo in prossimità della vigilia alla conclusione, ancora quota finale per la personale classifica di ciascun atleta. Se l'atleta è tutto in paio. Guadagna due punti ancora la concorrente 767, Piaggi Sofia ne leva 9, si porta a 11 punti conquistati. Un punto lo conquista ancora la concorrente 852, Eli Matilde, che si porta a 6 punti conquistati in totale, sino a questo momento della gara. Questo lungo portato dalle due battistrada sta portando beneficio veramente dell'utilizzo della loro prova, perché stanno guadagnando tutti i vari punti che sono disponibili proprio di questo margine di vantaggio che hanno conquistato.
si ripete la nuova situazione del giro precedente, e tutti la concorrente Biagi Sofia, che ha i suoi 11 punti, si porta a quota 13 punti conquistati. Un punto lo conquista la concorrente 8-5-2, numero 6, e infine che sale a 7 punti guadagnati sino a questo momento di gara. Stiamo avvicinando al passaggio dei 7 giri alla conclusione, ci saranno ancora punti validi, attenzione a rete. Anche in questo caso si ripete in forma non allargata, la situazione è passata precedente, viene ancora 2 punti per la conferenza di questo senso di Aggi e Sofia, ma io credo che sarà 15. In un punto lo guadagna ancora con 38 punti con Elie Matilde, nel senso si porta a quota 8 punti conquistati fino a questo momento della prova. Sempre al termine sul prossimo traguardo. 6 giri al termine, un appuntamento per la testa della gara, ricordiamo che hanno così il ruolo sempre sulla testa della gara, ma presentata come possiamo vedere da queste due concorrenti che vanno ancora una volta a conquistarci il punto finale di traguardo numero 6. Quindi 2 punti ancora da concorrente sui 136, Biagi Sofia, era 15 punti rispetto al suo terzo punto, passava a 17, ed 1 punto la concorrente 852, Elie Matilde, ne aveva 8, si porta a quota 9 punti conquistati. Siamo a solo 5 giri dal termine, questa prima semifinale riservata alla categoria signore femminile. Ancora una volta situazione di qualche passaggio ormai in qua per quanto riguarda i punti, ancora 2 punti la componente 137, Biagi Sofia che nei suoi 17 sale a 19 punti conquistati, un punto lo conquista la componente di Matilde che con i suoi 9 conquistati precedenti si porta adesso a quota 10 punti conquistati. Identica situazione anche sul traguardo del meno 4, quindi Fabio Mambassa, due battistrada, un paio ancora di punti alla concorrenza 137 di Sofia Biagi, che dai suoi 19 si porta a quota 21 punti conquistati, ed è tutto ancora in Matilde, che si porta a quota 11, solo 3 giri separano questo trenta dal traguardo conclusivo. Il classifico, sicuramente parlando, perché siamo di punti Biagi e Sofia, 11 punti per Elie Matilde, ed un punto per Sonia Bianchi, Alice Ferré, ed un punto per Varenia e Robustelli, 2 punti per Adriana Pomalone e 2 punti per Saron Rodriguez. Qui, in questo passaggio che non si tratta, quello di meno 3, abbiamo riscontrato l'identica situazione di passi precedenti, quindi si porta 23 punti totalmente conquistati fino a questo momento la concorrenza 7 via e a 12 punti conquistati in totale da Elie Matilde. Siamo al passaggio del 2. Non cambia nulla anche su questo riguardo, quindi 2 punti ancora per la concorrente Biagi Sofia 737, che si porta a 25 punti conquistati, un punto la concorrente Elie Matilde, che dei suoi 12 che aveva conseguito precedente ci porta a 13 punti conquistati in totale. Ultimo giro prima di chiudere della campana, ancora avremo un giro, poi l'ultimo, almeno uno, chiuderà la campana. Saranno assegnati gli ultimi punti volanti, poi quelli sul traguardo finale, presumibilmente si ripete, sì, si ripete la stessa situazione nel passaggio precedente, quindi ancora 2 punti per la concorrente Sofia Biagi, che si porta a 27 punti conquistati, tutto per la concorrente 352, Matilde che sale a 14, quindi in classifica ufficiosamente parlando dobbiamo con 27 punti Biagi Sofia, con 14 punti Elie Matilde, con 2 punti Arianna Bonalume, 2 punti Sofia Saroni, 1 punto Valeria Robustelli, 1 punto Alice Ferreri e 1 punto Sonia Bianchi. Ma sarà fondamentale a questo punto, non tanto per le prime due posizioni che mi sembrano sufficientemente delineate, ma sarà importante per le altre rimanenti posizioni nella posta finale, per le prime 10 già qualificate nella finale appena terminata, nella semifinale appena terminata. Parte adesso la prova, quindi meno di 17, spillo della campana per tutte le atlete, da un certo loro che sul prossimo traguardo ci saranno punti validi.
Guarda lì. Citato il traguardo di Grino 17, abbiamo sentito lo spino della Fontana. Prossimo si fa il 2016 per la personale classifica. Nicolai Sepulti, la concorrente numero 55, Fonini e Martina. Nicolai 1, la concorrente numero 751, Continuativa. Questi punti assegnati sul traguardo del meno 16, primi punti validi. Prossimo traguardo per tutti i volanti in ballo sarà attaccato meno punti. Guadagna le punti la concorrente 776, lo ringrazio. Ma dietro, 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 dietro. Questo è sempre successo sul traguardo del meno 15 al termine. Pollice alla conclusione sul prossimo traguardo, altri punti validi da conquistare per le atlete. Guadagna due punti la concorrente 289, Blue Air Linda. Il punto lo guadagna per il 751 per Giulia, già uno per Giulia, sono due punti conquistati fino a questo momento della prova, però è l'inizio, perché di 17 punti facciamo solamente 4 che sono stati superati. Traguardo del meno 13. Ripeterà la situazione del passaggio precedente, che si porta a 4 punti conquistati, un punto lo conquista la concorrente numero 751, forse in Giulia ne aveva 2 sono 6. Diamo la possibilità di giudice al termine, anche su questo prossimo traguardo. La guardia delle punti, la concorrente numero 751, Giulia Carcino, rimanendo passo dal 5, e lui punto ha guadagnato la concorrente numero 831, la più troppo al suo primo punto della gara. Questo è sostenuto al passaggio del meno 12, la breve 1-7. Punti vengono segnati in all'inverso rispetto al passaggio precedente, due punti alla concorrente 831, rotta la quinta posta per questi capitati in totale, e un punto alla concorrente 751, Giulia Corsini, arriva 5, si porta a quota 6 punti. 10 giri alla conclusione. Due punti per la concorrente 751, forse di Giulia nella sera si porta a 8, e un punto per la concorrente 831, porta la quinta ne aveva 3, si porta a 4. 9 giri alla conclusione. La conclusione è di Vaga, segnati, prende punti la concorrente 7-5-1, forse di Giulia, le 8 sono 10, e un punto la conquista la concorrente 831, pronta l'ottima delle 4 si possa correggere. Questi punti assegnati sul traguardo dei 9 giri alla conclusione. Vediamo, vediamo Contadino, perché sarà la maggiore di prevista per questa gara, ricordiamo la distanza di 5.000 metri, 8 al traguardo finale. Ripeteremo la situazione del passaggio precedente, quindi due punti ancora la concorrente 751, Giulia Corsini che si porta alle 10 casera degli stati, un punto lo conquista la concorrente 831, trotta l'ottima del numero 5 che si porta a 6 punti guadagnati in totale fino a questo momento della gara. Tutto il termine per tutte le atlete che sono in corso di gara, tutti i giri della conclusione.
Anzi, su questo passaggio i punti vengono segnati in forma propria al passaggio precedente, viene recente la puntata 151. Così Giulia, direi 12, si viene per la 14, punto la concorrente 831, troppo potente nella serie, si porta a quota 6 contestati. Siamo a meno 6 giri dalla conclusione. Sempre questo tandem che sta a valente sulla fuga e la stanza di vantaggio si sta facendo man bassa dei punti in taglio, infatti anche sul traguardo lo sempre dobbiamo ricordare che tutti assegnati la concorrenza 751 Giulia Corsetti che porta la partita in totale ed un punto la concorrente per 831 porta la pizza e lo sempre si porta a quota 8 punti in totale. Saranno 5 i giri alla conclusione per questa seconda semifinale che ha il compito, lo ricordiamo, di andare a selezionare le 20 10 finaliste e unicamente 10 daranno vita alla finale di questa prova. Anche in questo caso rimane invariata la posizione, quindi 2 punti ancora a favore del 151 giro per Cine, la Cine si porta a 18 punti contestati, un punto la componente numero 831, blocca la pinta, quindi i suoi 8 punti si porta a 9 punti contestati, fino a questo. Siamo a meno 4 giri dalla conclusione. Stiamo avviando le correnti interne di questa seconda semifinale, quindi l'invito a fare da padrone per attaccare queste due concorrenti che vediamo transitare da tutti noi in questi istanti, che ancora una volta in formato identico vanno a copiare i punti precedentemente classificati in forma di punti, la concorrente 851 con Giulia che è 18 sarà dentro, un punto la concorrente 831 pronta alla fine dai 9 che arrivano. Stato in precedenza ci porta a 10. Sono 3 giri alla conclusione per questa seconda serie finale, 3 giri ancora al termine, ma si annuncia un traguardo identico a quello precedentemente visto, quindi ancora una volta assegniamo 2 punti alla concorrenza del 551 di Giulia che si porta a 22 punti contestati, tutta la concorrenza 531 Crotta Matisse che dai 10 punti che aveva portato in precedenza si porta a 11 punti guadagnati fino a questo momento della gara. Ai 2 giri dal termine che stanno ancora due atleti che stanno a 3 punti dalla vanno a conquistare il torneo analo dei punti precedentemente conquistati, quindi infatti lo abbiamo 751 che in Giulia da 22 si porta a 24 ancora con la concorrenza su 31 con la fine delle donne si sale partiti quindi ufficiosamente in costruzione abbiamo 24 punti Giulia con 12 punti e 4 punti per Vova e Luisa e 2 punti per Cianini e Martina, 1 punto per Parma Rebecca e 2 punti per Morini Alessia, questi appunti assegnati fino a questo momento della gara. Siamo all'ultimo giro, infatti che arriva la campana, ma anche qui verificano le stesse situazioni e passaggi precedentemente disputati, quindi 26 punti totali fino a questo momento della gara per la componente che si è Giulia Chiercini, 13 punti in totale di punti contestati dalla concorrente numero 831 pronta la parte pertanto chiare e nette le prime due posizioni di questa gara per Giulia Corsini e per Crotta Matilde rimangono per disputare le rimanenti 8 posizioni che si disputeranno proprio su questo traguardo finale che stiamo vivendo proprio in questo momento. È partita la finale appunto per la massima categoria femminile, finale vediamo che va a il titolo di doppio regionale per questa specialità e naturalmente in questa categoria. Ha superato il traguardo del 2017, traguardo che prevedeva la spinta della campana, ad annunciare che a questo traguardo lo senti ci saranno i primi punti validi, attenzione a 30 punti in taglio.
punti di conquista la concorrente numero 55 Salini Martina, un punto di conquista sono 44 e anche lì ci sono i punti disponibili per la prima partita fisica, abbiamo fatto conquistare la prossima partita, guarda la prima. Guardate la prima puntamento del centro, scarica nuova, lui usato la guarda, e il punto lo guadagna la concorrente 776, che ha avuto il cuore corretto di identificare la seconda andata che è stata per guardare i 15, che è Alessia Lorini, 777. Guadagna i punti la concorrente 751 con Fili Giulia, e non può trovare la concorrente 757. Siamo a meno 15 kg dalla trattazione, con appunti vari vari come la trete, vediamo chi conquisterà questi punti. Guadagna due punti, la concorrente numero 751, corso di Giulia, ne aveva due, conquista la concorrente 744, Giulia Rinaldi. Mancheranno 12 giri della conclusione sul prossimo traguardo. A guadagnare due punti la concorrente 289, Blueway Lisa, ricordiamo ancora sul corrente numero 751, Costino Giulia, la viva 4, unici a termine. 20 punti la concorrente 838 Salomi Sofia, riesce a esprimere il punto finale, il punto la guadagna la concorrente 589 589, quello di Riva ne aveva 5, ne aveva 4, sale quota 5 punti conquistati fino a questo momento della gara. 10 al termine, dice a termine, ancora punti validi per arricchire la classifica. Per ogni punti la concorrente 289, due di Italia, 544, un punto la concorrente 537 Biagi, Sofia, il primo punto in questa gara. Siamo a Molla Bene anche per la finale a punti senior femmine. Si ripete l'identica situazione del passaggio precedente, quindi due punti per la conferenza 289, Bruno e Luisa che si porta a 9 punti confrontati. Oggi non è venuto un cazzo. Per fortuna che era solo pomeriggio. Guadagna due punti la concorrente 289, arriva 9, sale 11, e un punto lo guadagna la concorrente 789, arriva 1, continua a salire 2 punti conquistati sulla sorta di questa gara. Mancheranno solo 7 la conclusione, quindi superata la distanza prevista e fissata, la ricordiamo, siamo sui 3 metri. Guadagna ancora due punti la concorrente 289, Gloria Luisa, che dai 11 punti che aveva si porta a quota 13 punti conquistati. Guadagna la distanza 5-1, Giulia, 5-6. 6 giri alla conclusione, questa finale signora femmine.
Guadagna dei punti la concorrente del 589, dove ne rimasta 15 punti con questa macchina. Questa gara di apertura con questa concorrente 551, Corsia Giulia nella 6-77. Saranno 5-15 il prossimo scambio. 5 giri alla fine della gara. Guadagna 3 punti la concorrente 838, sarà una sofia, ne arriva 2, sarà quota di 4. E l'ultimo numero conquista la concorrente 289, il numero Isa ne arriva 15, si porta a quota 16 punti conquistati. Siamo a 4 giri dalla conclusione. Guadagna di punti la concorrente 289, il numero Isa e sarà a 18 punti. Un punto lo conquista la concorrente 838, Salone Sofia, meglio a 4, sarà 5. Prendiamo la conclusione, il termine, si aggiudicherà i prossimi punti sul traguardo di 3. Guadagna di punti la trinta portacolori della concorrenza Ulo e Luisa, che sale a 20 punti conquistati in totale sulla concorrenza di gara, ed un punto lo conquista la concorrenza 838, e arriva a 5, quota 6 punti conquistati. Siamo agli ultimi due giri. La testa della gara sta arrivando adesso. Ripetere la nuova situazione dei passaggi precedenti, quindi due punti alla concorrente 189, Bruno Noesa che sale a 22 punti conquistati, un punto alla concorrente 138, Salone Sofia che si porta a 7 punti conquistati. Ultimo giro, ultimi punti volanti in palio, il traguardo identico quello. Infatti, guarda qua, qui c'è ancora con la concorrente di 139, la concorrente di 136, Biagi Sofia, ammonizione per me. Tutti passeranno in Sofia, si passeranno in Sofia, a seguire altre atlete, ma ecco la regola e la conclusione anche di questa prova che è dopo la riva di tagliato con primo traguardo possiamo praticamente quasi una regola ufficiale dichiarare ultimata.